Gli infissi in PVC sono cancerogeni? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Rispondere a questa domanda non è facile, perché se si fanno un pochettino di ricerche si troveranno innumerevoli articoli che parlano che l'infisso in PVC è cancerogeno e altri che diranno che è assolutamente naturale, compatibile e non ha nessun tipo di problema. Io credo che, essendo comunque un materiale plastico, con tutta la guerra alla plastica che si sta facendo, qualche dubbio mi viene in mente, anche perché sono dell'idea che quando esiste una domanda come in questo caso, qualcosa di vero ci possa essere. E cosa succede? Quando un tipo di prodotto è così di largo consumo, che sviluppa un mercato a livello economico, milioni di euro di fatturato a livello poi globale, neanche solamente europeo, e dà da lavorare a centinaia di migliaia di persone, è anche difficile che se ci fossero delle verità vengano fuori subito. Ricordiamoci cosa è successo ad esempio con l'amianto. C'era una pubblicità bellissima dell'Eternit che dicevano il prodotto più rivoluzionario dopo la scoperta della penicillina. Poi sappiamo tutto come è andato a finire, però allora c'erano anche molti interessi in ballo, quando all'inizio le ricerche hanno poi mostrato che in realtà era un prodotto cancerogeno. Io dico solamente che non ho la risposta a questa domanda, anche perché non sono un fisico, non faccio ricerca, quindi è impossibile saperla. Dico solo di prestare un pochettino di attenzione se si è particolarmente attenti a questo tipo di aspetto. È meglio indirizzarsi verso un prodotto in legno o verso un prodotto in alluminio o acciaio, che probabilmente questo problema invece non ce l'ha. Se vuoi sapere invece un consiglio su quale tipo di infisso scegliere, sia che sia infisso in PVC, in legno, in alluminio o acciaio, ho creato un sistema di consulenza dove posso aiutare tutte quelle persone che solitamente come Bisacchi non posso servire. Se vuoi saperne di più, vai su www.blogbisacchi.it e richiedi la tua consulenza. Ciao e al prossimo video!